Quando non te ne conosce, vai! 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 Lello, last week. Benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno solcato le vie del mare. Per la tua grazia, Signore, i nostri padri che ci trasmisero i segreti del navigare, ci hanno insegnato a vedere nell'immensità delle acque le orme della tua presenza. E con gli strumenti di questa difficile arte ci hanno consegnato la bussola della fede e il testimone della speranza. Nei giorni di bonaccia e di tempesta tu hai comportato la solitudine degli uomini del mare, hai sostenuto il loro sforzo laborioso e tenace e li hai guidati ad un approdo sicuro. Noi ti preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, infondi in tutte le coscienze il tuo santo timore, perché sia preservato da ogni inquinamento questo scenario di bellezza e questa sorgente di energia e di vita. Sii tuo Padre la guida sicura che traccia la nostra rotta in mezzo ai flutti dell'esistenza terrena. Veglia sulle famiglie dei marinai e dei portuali. Copri con la tua protezione gli scafi che galleggiano sulle acque e le dimore della terraferma. Ogni imbarcazione che attraversa i fiumi, i mari e gli oceani porti al mondo un messaggio di civiltà e di fratellanza per un avvenire di giustizia e di pace. Intercedano per noi la Vergine Maria, Stella del Mare, Sant'Andrea e tutti i testimoni del Vangelo, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Risplenda il tuo volto, o Padre, su coloro che sono morti in mare. La tua benedizione ti accompagni tutti nell'itinerario del tempo verso il porto dell'eterna quiete, per Cristo nostro Signore. Il Signore misericordioso, per intercessione di Sant'Andrea, nostro patrono, rivolga su di voi e su questo mare il suo sguardo, vi liberi da ogni pericolo e vi aiuti nel tempo opportuno. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
È arrivato Sant'Andrea, che credo sia il vero protagonista di questa giornata e di questa serata. Lui era il pescatore di Galilea, il primo degli apostoli, e il Signore come primo apostolo ha scelto un pescatore. E poi lui, che ne capiva di pesca, ha pescato suo fratello, che era Pietro, e sono diventati in due. E poi da due sono diventati 12 e poi ci siamo noi a distanza di 2000 anni. Non ho preparato niente perché non sapevo che mi toccava intervenire qui sul molo, e allora esprimo essenzialmente dei sentimenti. Ringrazio per questa, non saprei come chiamarla, ma benedizione del mare. E questa processione con tanti pescherecci e barche che si sono uniti nel nome di Sant'Andrea, e quindi a me ha dato un senso di collaborazione, di unità e di capacità di andare insieme. Non c'è stato nessun incidente, nessuno scontro, si è proceduti insieme. Ecco, è un'immagine, credo, che possiamo e dobbiamo applicare alla nostra città e al nostro ambiente. Siamo diversi, siamo tanti, siete tanti, ma si ha la capacità, se si vuole, di poter camminare e procedere insieme, con armonia e con collaborazione. E poi alla festa del mare, la festa dei pescatori, io credo che ai pescatori il Signore non abbia solo comunicato un mestiere, che è quello di pescare, e quindi attraverso la pesca di sviluppare, ecco, l'economia e il bene delle loro famiglie e dell'ambiente. E la pesca a Manfredonia è sempre stata, penso continui e dovrebbe continuare a rimanere, uno dei volani dell'economia.
ma oltre a questo credo che ai pescatori il Signore consegni anche il dovere della cura del mare. Quella parola che Dio dice all'inizio della Sacra Scrittura di custodire, traducibile anche curare, ecco, ad ogni attività, ad ogni professione viene consegnata una parte del meraviglioso creato e del pianeta da curare. A voi, cari pescatori, è consegnata la cura del mare e da questa cura ne nasce la vostra salute, la salute delle vostre famiglie e la collaborazione alla società, in questo caso alla nostra società civile di Manfredonia. E poi l'ultimo sentimento, voglio dire grazie, era tempo che non facevo un percorso così lungo in mare. Parlando con alcuni sulla barca ho ricordato una mia esperienza che non dimenticherò mai e che ci vorrebbe tempo a raccontare in Indonesia, su mare. Ma questa un po' me l'ha fatta ritornare in mente. Quindi voglio ringraziare innanzitutto il proprietario, il capitano del peschereccio che ha portato Sant'Andrea e che c'era sopra e tutti gli altri che ci hanno fatto da corona. Ringraziare perché questa festa che chiude, ecco, le giornate della Regina di Siponto ci ricorda una particolare vocazione della città, che è la vocazione marinara. A tutti il mio grazie e a tutti il desiderio che questa vocazione non si perda, ma cresca e dia sempre più quell'immagine bella che la città ha, deve continuare ad avere e addirittura può migliorare. Grazie e continuiamo la professione.